Ciao a tutti da Virgo Gaming, innanzitutto vi auguro una buona domenica e niente, non faccio questo video perché voglio un attimo fare un riepilogo della mia prima settimana su YouTube. Ho deciso appunto di aprire questo canale per condividere la mia passione per, in primis per Football Manager e in secondo luogo in generale per il mondo del gaming. E perché no, magari in futuro anche quelli dell'informatica, ma ci arriveremo dopo. Quindi, devo dire che è stata comunque una settimana molto, 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 molto bella, divertente. Mi sono divertito a registrare i video, a montarli. So che ovviamente devo migliorare tanto. Miglioro anche la strumentazione piano piano, perché insomma, se uno vuole fare il lavoro bene e non deve prendere anche strumentazione appunto di qualità che assicuri una certa resa. Allo stesso tempo uno deve anche valutare perché giustamente non può prendere, faccio un esempio, una super reflex allucinante a 500-600 euro perché comunque ogni investimento va pianificato. Va pianificato e quindi uno inizia, primo step, secondo step, al terzo magari può cominciare a fare un passo avanti, quindi ci vuole del tempo, lo so. Prendo anche questo canale, insomma, o meglio, io ho iniziato questa cosa anche su Football Manager perché poi magari ecco, mi vorrei un attimo, tra virgolette, lanciare per il discorso del 2021, perché sarò già pienamente operativo dopo mesi e mesi su YouTube, quindi potrò partire subito già, insomma, quando magari esce la beta, a dare il mio contributo alla causa a tutti i vari YouTuber che portano come contenuto Football Manager. Ripeto, so che devo migliorare sia nell'editing che comunque anche nello sciogliermi davanti a una webcam che a breve dovrebbe arrivare, che è un cellulare, che è davanti anche un semplice microfono. Perché sì, per anni sono stato nel mondo della musica, però non sono mai stato abituato a essere davanti a un obiettivo da solo, onestamente. Non sono mai stato il tipo da selfie, non sono mai stato il tipo da esce, va alla festa. Ah, yes. Quindi abbiate pazienza, mi abituerò anche a questo. Però devo dire che è un'esperienza molto, molto interessante, soprattutto in questo periodo. C'è bisogno insomma di svagarsi, no? Di trovare vie alternative, che può essere chi sta a casa per noia, a chi magari è un po' nell'immobilismo per paura, oppure chi magari va a lavorare come il sottoscritto, quindi serve qualcosa per distrarsi. E volevo dire anche la mia in merito a questo. Su questo preciso argomento, in relazione al discorso del coronavirus. Di carattere sono sempre stato abituato a vedere un po' il positivo in tutto. Questa cosa, collegata al fatto che io abbia aperto il canale YouTube, può essere anche una motivazione, una prova che nei momenti di, non dico di noia, però un po', sì, un po' di immobilismo, no? Che comunque di limitazione, ne giova la fantasia perché in un mondo frenetico, con ritmi molto veloci, dove la società ti chiede, il datore di lavoro pretende, la ragazza pretende, la fidanzata pretende, l'amico pretende, la moglie pretende, il genitore pretende. Un momento per capirsi meglio, per alimentare la fantasia che magari ognuno di noi ha, però è soppressa appunto tutti questi meccanismi da questi sostrati sociali che la soffocano. Perché ho fatto ora il canale YouTube?
perché se magari fosse stato 3 mesi fa, che magari io per 2 mesi e mezzo non ho avuto neanche un riposo, come facevo a fare il canale YouTube? Anche se era una mia intenzione, ma come avrei fatto? Ok? Ho colto, tra virgolette, la palla al balzo. È vero che il momento è difficile, è complicato, bisogna stare attenti. Non dico altro, perché comunque rischierei di scadere in ragionamenti un po' più politici, onestamente, su un canale di gaming, lasciamo perdere. Però voglio dire, alimentare la fantasia, darsi più ascolto, ha un'idea, falla, se è fattibile. Cioè, se io ho la fantasia, voglio andare a lanciarmi con il bungee jumping con un elastico normale, un elastico per capelli, non lo puoi fare. Però convogliare tutta la noia, tutta la tristezza, tutta quello che vi pare, su un obiettivo, e l'obiettivo può essere, come può essere un canale YouTube, come può essere riscoprire il piacere della lettura. Chi magari scrive e mettersi al computer, o magari gli amanti di carta e penna, un racconto, una storia, un diario, qualsiasi cosa va bene per sfuggire da questo periodo. Quindi ho detto la mia, anche per dare un attimo una motivazione in più, no? Che non debba essere un discorso di resto a casa ma faccio vacanza, ma non vacanza perché tu non vai a lavorare, vacanza personale, di crescita interiore, perché se noi rimaniamo così per tutto il periodo, tutto questo periodo, va male perché non manco le motivazioni, manco gli stimoli, e quindi secondo me non è la cosa migliore. Come se noi adesso a livello morale, di carattere, mettessimo il tasto pausa, rimaniamo trentenni, trentunenni per 5-6 mesi, un anno, poi quando tu compi 32 anni rimetti play, ma tu a 32 anni hai rimesso play da quando ne avevi 31, quindi c'è tutto un gap che secondo me non va assolutamente perso. Quindi questo è, diciamo, anche un video che ho fatto in primis per darvi anche un, chiamate la motivazione, per parlare anche un po' di questa, appunto, mia prima settimana sul tubo. Verranno anche nuovi, metterò anche nuovi contenuti, nuovi giochi. Appena adesso mi è arrivato questo, l'ultimo controller DualShock, per poter, insomma, avviare anche dei video, poter fare dei video su PES 2020, e vediamo un pochino. Ripeto, come dicevo all'inizio, piano piano si fa tutto. L'importante è avere la calma, la costanza, cercare di andare incontro a un pubblico come può essere quello di YouTube, ma senza svendersi, ok? Senza svendersi, cercando il giusto bilanciamento. Per cui mi dice: sì, ok, non ti svendi, ma porti PES? Sì, perché no? Non è uno svendersi, è un, per me è una cosa nuova. Quindi magari se io adesso porto PES, perché tanti lo fanno, lo fa il mio amico Mister FM, ma come lo fanno anche tanti, ok? Tanti lo fanno. Però per me è nuovo, quindi una novità per gli altri, no? Può essere una novità, cioè una non novità per gli altri, può essere una novità mia, per me. Quindi perché non farlo? Magari l'anno prossimo mi rompi i maroni, dico ciao, basta con PES, faccio altro. Se poi mi diverte, continuo. Ma la differenza è la motivazione che ti porta a fare una certa cosa, ok? Questo vale per tutto. Però ecco, non, in generale faccio perché mi piace, punto. Ok? Quindi mantenendo quello che sono io, ok?
che magari posso essere un po' cazzone, un po' divertente, un po' a volte esitante ancora nel parlare, perché ripeto, per me è la prima volta, ci vuole anche abitudine. E quindi niente, questo è il video domenicale. Domani riprenderò con i video su Football Manager, quello del Copenaghen con Davor Virgo, e poi in modo alternato lunedì Copenaghen, martedì Sampdoria, mercoledì Copenaghen e così via. L'unica variazione è che sia il mercoledì che il pomeriggio, diciamo il mercoledì che il sabato, porterò anche la nuova rubrica FM Philosophy. E poi ripeto, quando sarò in grado, quando mi sentirò pronto, darò vita anche al progetto PES. Però ecco, lo porterò quando so di essere in grado. Se non sono in grado, io non faccio una cippa lippa. So, c'è un po' di tosse, ma non è coronavirus, non c'è sintomi. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Virgo Gaming, mettete un like se il video vi è piaciuto, condividete e attivate la campanellina grigia delle notifiche. Vi do il mio più grande saluto, ci vediamo sul canale. Ah, mi devo abituare a dirlo, a ricordarlo sempre, ma non sono abituato. Per qualsiasi cosa, consiglio, confronto, suggerimento, quello che vi pare, potete tranquillamente scriverlo nel box sotto. Quindi non c'è problema, sono massimo aperto all'interazione, mi piace, anzi, un modo per diverso per confrontarsi. Quindi, detto questo, vi auguro una buona giornata e a presto dal vostro Virgo Gaming.